Francesco Monte a Verissimo, ho la coscienza a posto, fumo solo il tabacco. Francesco Monte rompe il silenzio e rilascia la prima intervista televisiva, dopo le dichiarazioni di Eva Enger all'Isola dei Famosi, a Verissimo di sabato 10 febbraio, in onda dalle 16 su Canale 5. Ecco cosa dichiara Silvia Toffanini. Francesco Monte, attacco personale nei miei confronti, la giustizia farà il suo corso. Il mio stato d'animo non è dei migliori, non volevo che andasse così perché era un'esperienza che aspettavo di fare da anni, afferma Monte che si è ritirato dal reality show prima della terza puntata. Al centro del caso mediatico della settimana, a causa delle affermazioni di Eva Enger che lo ha accusato di un presunto uso di sostanze illecite in Honduras, Francesco dichiara, è stato un attacco personale nei miei confronti. Io ho la coscienza a posto. Nego tutto e confermo quello che ho scritto nel comunicato che ho pubblicato sui miei social. Quindi confida, mi sento sicuramente vittima di un'ingiustizia. Credo nella giustizia e non ho paura. La giustizia farà il suo corso. Francesco Enger, cosa fumo? Ecco la verità. Eva Enger a riprova della fondatezza della sua accusa ha tirato in ballo un fermo immagine in cui Francesco è ritratto mentre fuma. Commentando l'immagine Francesco Monte ci tiene a specificare, io fumo il tabacco per cui rollo le sigarette ed è quello, niente di più e niente di meno. Poi è normale che una persona che vede questa foto può scambiarla per un'altra cosa. Infine, alla domanda se teme di essere ricordato per questa vicenda, l'ex tronista risponde, sinceramente no. Eva Enger ha Verissimo, dire la verità non è un reato, fumare canne sì. Anche Eva Enger è ospite a Verissimo di sabato 10 febbraio. Ovviamente in un blocco diverso rispetto a quello che vedrà protagonista Monte, il quale ha già fatto sapere che non sarà martedì sera nella prossima puntata dell'Isola. Lei afferma, dire la verità può essere con una tempistica sbagliata, non è un reato. Fumare canne e mettere in pericolo le altre persone lo è.